qual è la presenza degli UFO e degli oggetti non identificati nei cieli del nostro paese, in termini di frequenza e in termini di zone particolarmente interessate. Allora, la frequenza degli oggetti volanti non identificati o UFO nel nostro paese è piuttosto elevata, una statistica abbastanza copiosa, e il nostro centro è in prima linea nello studio di questo fenomeno. La Campania è una di quelle regioni molto frequentate dagli UFO. Infatti nella casistica nostra, regione ufologico mediterraneo, abbiamo tantissime segnalazioni. Diverse segnalazioni proprio dalla città di Roma abbiamo avuto, dalla città di Savona. Noi abbiamo un socio di Savona che durante una di queste osservazioni ha notato al telescopio questo stranissimo oggetto che proviene, diciamo, dal lato sinistro della Luna, che in quel momento era al buio, e all'improvviso compare sulla diciamo, faccia visibile, sul lato destro, e questo oggetto giallo-arancione su per giù passa abbastanza velocemente sul disco lunare e si perde nello spazio dall'altro lato. In piazza Carlo III è stato visto un oggetto di forma circolare, cosiddetta ciambella, piuttosto, in pratica si tratta di un cerchio luminoso, piuttosto frequente nella casistica ufologica. Di un altro caso, di Monte di Procida, sempre nel napoletano, girato su una cassetta il video VHS nel 1996, nel mese di agosto, e questo oggetto volante non identificato, questo disco volante, scorazzava addirittura sulla città. C'erano diversi testimoni ed escludiamo, anche sulla base delle nostre analisi, qualsiasi falsificazione del caso. Veramente un caso eccezionale. Voglio anche ricordare uno a Fragneto Monforte del 2010, mentre ci recavamo ad un convegno, io e il presidente onorario Ennio Piccaruga. Quindi è avvenuto proprio, l'ha visto proprio lei? Sì, questo oggetto silenziosissimo, intorno alle 8 di sera, se ricordo bene, nel mese di ottobre transitò silenziosissimo, era luminoso e piuttosto grande, sulla nostra auto a una distanza sulla verticale di un 100-200 metri. Quanti sono i casi che poi si rivelano in realtà di falsi allarmi che vi arrivano ogni anno? Noi dobbiamo dire che su 100 avvistamenti il 94-95% sono spiegabili e ci sta un 5-6% che rimane inspiegato, ma basta un solo caso per cui un avvistamento non è spiegato convenzionalmente per dire che il fenomeno UFO è sicuramente reale.